I servizi segreti hanno bisogno di influenzare l'informazione, di utilizzare i canali informativi per molte ragioni. In primo luogo perché occorre in qualche modo far girare alcune notizie che possono risultare utili. Questo non significa necessariamente notizie false. I servizi sono indifferenti alla verità, non sono ostili. Una notizia può essere vera o falsa. L'importante è che sia utile. Utile magari a snidare un avversario, oppure per esempio a produrre una rottura fra due avversari momentaneamente alleati fra di loro, o viceversa a trovare un alleato, quindi per le ragioni politiche più diverse. Come fanno i servizi segreti a influenzarlo? Beh, il meccanismo classico è quello dell'infiltrato. Ma è anche il meccanismo meno usato, più costoso, più rischioso. La cosa più importante, più facile, più ordinaria è lo scambio di notizie. Qualsiasi giornalista è alla ricerca di scoop e qualsiasi agente del sistema informativo è interessato a far passare qualche scoop, magari per contrastare quello di un altro. L'informazione è un grande souk dove tutti scambiano tutto con tutti. Prima regola: non leggere mai un solo media, un solo quotidiano o seguire una sola rete televisiva o consultare solo un sito web. Leggere più quotidiani, possibilmente settimanali, confrontare più fonti possibili. Seconda regola: non dimenticarsi mai di avere un atteggiamento critico nei confronti dell'informazione. Terza regola: utilizzare il buon senso, la logica e la matematica. Gran parte delle falsificazioni che girano nel mondo dell'informazione sono facilmente smentibili utilizzando i più elementari ragionamenti logici o meccanismi matematici. Ecco, facciamo l'esempio dello scandalo che ha travolto Petraeus, il direttore della CIA recentemente. È assolutamente palese che la versione ufficiale non può essere credibile. Non è credibile per l'ovvia ragione che è assurdo che il capo della CIA non si accorga che la sua mail professionale è stata bucata da altri. È assurdo che nessuno abbia riferito al presidente che il direttore della CIA forse aveva come amante una possibile spia. Non è credibile che le dimissioni possano essere date per una ragione come un adulterio occasionale. È invece molto più facile capire una cosa, che probabilmente c'è una guerra feroce fra l'FBI e la CIA, una delle tante guerre che sono state per i due servizi segreti, e che l'FBI ha utilizzato in qualche modo questo come strumento di pressione per nascondere probabilmente altre cose molto più importanti e molto più pesanti.